Nella scorsa puntata abbiamo conosciuto Gianluca e Silvia. Gianluca ha scritto alla nostra redazione per creare ed organizzare una giornata specialissima per Silvia, ma lei lo viene a scoprire solo adesso. Nella giornata speciale che Gianluca sta pensando per Silvia, ci sarà anche un saltino ad una spa. E allora abbiamo iniziato a trovargli un costume. Ma poi la giornata continuerà e quindi ci vuole un abito adeguato. Non possono di certo mancare gli accessori. E poi il tocco finale con i capelli. Adesso però è arrivato il momento di Silvia. Andiamola a conoscere meglio. Senti, facciamo così allora Gianluca, mentre lei ti prepara il pacchettino, la borsina, io vado a prendere qualcuno che mi sta aspettando. Va bene, va bene? Allora dopo. Vado a prendere Silvia, a tra poco Tina. A tra poco. Silvia, arrivo, scusami. Finalmente. Ti ho fatto aspettare tanto? Beh no, tanto no, dai. No, dai. Allora intanto Gianluca lo abbiamo sistemato. Sei bene, contenta? Sono contentissima. Okay. Contenta. Adesso è il tuo turno. Perfetto, non vedo l'ora. Andiamo? Andiamo, dai. Andiamo, via. Andiamo. Ma cosa è che ti aspetti da questa giornata? Cosa sarà mai? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Eccoci Silvia. Buongiorno. Buongiorno Tina. Ciao, come stai? Bene. Benissimo. Bene tu? Benissimo, perfetto. Ti ho portato Silvia. Ciao, perché Silvia. Gianluca ci ha scritto e vuole organizzare una giornata speciale per lei. In questa giornata ci sarà anche una visita alla spa. Ah, oh, che bello, molto esatto. Bello. Tu lo sapevi, vedo che sei già appunto già preparata, quindi vi lascio la vostra scelta e vengo tra un po' di nuovo a vedere che cosa hai scelto. Va bene? Va bene, ok. Ciao. Ciao, ciao Sandro. Allora Silvia, la giornata alla spa, bellissimo. Bellissimo, non vedo l'ora di andarci. Ascolta, un bikini? Sì. Ok. A me piace il triangolo, devo triangolo. Dire la verità. Sì. E io te lo proporrei comunque in tintonita, perché in una spa è sempre meglio e carino andare con una tintonita un pochino più sobria. Va bene, okay? Seguo il tuo consiglio. Misura? Sì. Misura terza. Misura terza. Sì. Allora, come tintonita, guarda, sono appena arrivati, ti proporrei questo triangolo molto carino di Verdissima. Sì. Questo triangolino di Kedua, molto carino. Soprattutto per il particolare che c'è bello. Qua sulla spallina, sì, con questi micro brillantini. Lo stesso modello io te lo proporrei in verde, perché tu sei mora, secondo me con questo colore ti dona tantissimo. Mi piace molto. Anche perché rimane anche meno delicato rispetto al bianco. Lo slip molto carino con i laccetti, senza cuciture. È proprio il mio stile, mi piace stile, e mi piace anche il colore. Ok, sì. Se vuoi lo puoi provare così. Vediamo un attimino molto come ti sta. Sì. Ok? Prego, accomodati pure. Grazie. Poi nel frattempo tu provi, io guardo se c'è qualche altra cosa da poterti proporre. Molto volentieri, grazie. Se hai bisogno mi chiami. Tina, mi piace proprio tanto. Oh, bene. Allora non ti faccio provare nient'altro? No, è proprio lui. Ah sì? Sì. Allora, senti, avrei anche un bel telo da proporti. Bello. Che praticamente richiama il colore del costume. Sì, mi piace. Ti una piace? Bella idea. Sì, poi sì. Tra l'altro è anche molto sottile, per cui non ingombra. Non Bello. È molto spesso. E volendo hai anche la sacca da poter mettere il tutto dentro. Ma che carina, è proprio simpatica. È simpaticissima, guarda. Ha gli stessi colori, al verde. Poi sì. Volendo lo abbini anche dagli altri tuoi bikini. Sì, mi piace anche questa. Sì, sì, sì. È molto carina. Grazie, bella idea. Prego. Perfetto Tina, ci Guarda rivedremo che mi presto. Vedo da fuori, eh. Avete scelto? Certo. È questo? È bellissimo. Bellissimo. Sì. Perfetto. Bel completo. Anche la borsa, perfetto. Silvia, devi vestirti perché ti aspettano già gli altri esperti del look. Ok, perfetto. Andiamo. Prendo la Grazie, giacca, andiamo. Tina. Prego. Bacio. Bacione. Mua. Mua. Prego Silvia, il momento dell'abito, ti affiderò a Grazia, cerchiamo... Eccola qua! Ciao, ciao Grazia! Ciao, buongiorno, ciao. Come stai? E allora, non va, se ne va. Di raffreddore! Mua. Allora, ti lascio Silvia. Ciao, ciao Maria Grazia. Che sta cercando un abito per una giornata speciale. Non chiederci di più perché né io né lei sappiamo già, nulla. Io invece so già qualcosa. Ah, davvero? Sì? Allora ci affidiamo a lei. Cerca di beccare già... qualche indizio, indizio, okay? Dai. Vi lascio, okay. Ci vediamo tra poco. Va bene, ciao, ciao Sandrino. Ciao, buon lavoro. Vieni Silvia che andiamo a vedere qualcosa. Sì, sono molto curiosa. Dai.
A te piacciono gli abiti? Sì, tantissimo. Sì? Bene. Allora Silvia, se a te piacciono gli abiti, questa è la tua annata. Sono romantici, questi colori pastello. Un bellissimo colore. Ti piace? Sì. Allora, questo io lo terrei già in considerazione. Questo un po' anni 70, visto che tu hai un figurino molto esile. Che simpatico. È bellissimo, eh? Lo proviamo, dai. Sì. E poi ne ho uno. Ma io nel frattempo posso già provare questi due? Sì, dai, volentieri. Intanto vado ancora a prendere quello che pensavo per te. Accomodati pure. Grazie. Cosa ne pensi? Oh, come stai bene. Guardati un po' allo specchio. Perfetto. Ah, che bello. Com'è elegante. Un po' anni 70. Eccomi wow. qua. Wow. Allora, aspetta che ti metto la cintura, Silvia. Guarda che bello che è. Super romantico. È veramente un bel colore. Prova a fare una piroetta. Mi piacciono. Ma tu non avevi pensato a qualcosa di speciale? Certamente, ancora? Eccolo qua. Prova un po' questo, Silvia. Lungo, è bellissimo. Un po', lo voglio provare. Speciale. Sì. Ecco a te. Lei non mi vede, ma intanto io sto spiando tutto da qua. Mi piace, è bellissimo. Allora, Silvia, cosa ne pensi? Io lo trovo bellissimo. Davvero bellissimo. Stai benissimo. Diciamo che per un'occasione speciale, questo è il numero uno. Potrebbe essere lui, l'abito giusto. Direi proprio di sì. Le mie girls, sono arrivato. Ciao Sandro. Allora, tu non lo sapevi, ma io ti ho osservato da dietro. Meno ho male. Ho visto tutto, ti stanno benissimi tutti e tre. Ma secondo te qual è il più bello? Guarda, io sono veramente molto indecisa. Mi piacciono tutti e tre. Per te, Grazia? Sta bene con tutto e questo è assodato, però se vuoi una cosa speciale... Scelgo io, dai, scelgo io tu. Allora. Vai. Mi affido a te. Ok, allora andiamo per questa volta con quello rosa. Hai deciso il rosa? Sì, romantica, mi piace così. Va bene. Fidati di me. Ok, fidati, mi fido, okay. Perché tu sai qual è l'occasione. No, non lo so, però l'ho intuita. Adesso ti puoi andare a cambiare perché dobbiamo andare a mettere sugli accessori. Vai Silvia, grazie. Che bello. Grazie. Silvia, adesso andiamo a dare il tocco finale con gli accessori. Ti porto da Sara, guarda, lei è bravissima, prego. Ciao. Sara, Silvia. Piacere. Oh, avete già fatto tutto da solo, buongiorno. Ciao, caro. Ciao. Ti affido Silvia. Bene. Che deve andare a una giornata speciale. Non abbiamo ancora capito nulla di quello che dovrà succedere, però okay, sappiamo che è speciale. Lei ha l'abito, okay. A te l'onore, il piacere, il compito di trovare l'accessorio giusto. Vediamo subito. Io vi lascio e poi torno a vedere cosa avete scelto. Ok, a perfetto. Tra poco. Ciao. Ok, Sara. Bene, vediamo subito. Ti faccio vedere l'abito perché ha un colore decisamente particolare. Wow. Eccolo qua. Wow. Bellissimo. Ah, quindi hai già la cintura nera, le scarpe invece? Pensavo nere. Nere sempre, beh direi allora a questo punto di rimanere sul nero anche come accessori. Vero, accessori, pensavo anch'io. Dunque, io ho un paio di idee. Dunque, ho pensato a questa, secondo me questa qui è splendida. E già mi piace tantissimo. Vero? Sì. Vero? Ecco, questa è già l'ideale. Un'altra... Siamo sempre sullo stesso genere, una pochettina molto carina, vero? Questa, sì. E poi ci sarebbe una cosa un po' più, questa che è un pochettino più importante. È decisamente più grande delle altre. È un po' più grande. Mi piace, però penso che queste due siano più adatte. Tu cosa ne pensi? Sì, io onestamente... starei su questa qui, la vedo proprio giusta. Anch'io, penso che sia lei quella giusta. Vero. È bellissima, Ralph Lauren, ed è, oltre alla cerimonia, quindi questo, per questa occasione è un po' particolare, la potrai usare anche poi con un jeans, con una giacca un po' più disinvolta. Sì, infatti pensavo anch'io. Puoi nascondere la catena, la metti all'interno e la porti a mano. Ma che simpatica, sì, è proprio carina. Vero? Sì, direi che... È l'ideale, è la più giusta. Sì. Le mie Charlie's Angels, anzi Sandrino's Angels. Com'è andata?
scelto? Abbiamo scelto. Fa vedere. Cosa ne pensi? Che bella. Che bellissima. Bellissima. Guarda. Avete scelto tra questa e questa? E questa qui, sì. Sì. Questa secondo me è più sì, elegante. Sì, bella. Sì, vedi, ti ci provi? Io sì, decisamente. Bellissima. Che bombonierina che stiamo facendo. Un vero bene. Perfetto. Allora, Sara, io ti ringrazio. Figurati. Come al solito. Figurati, sempre a disposizione. Precisa. E tu devi venire con me perché andiamo a chiudere il percorso e davvero sarai ancora più bella di così. Wow. Sei pronta? Sì. Andiamo. Andiamo. Ma no, devi prendere le borse, che andiamo. Silvia, siamo arrivati al tocco finale, quello dei capelli. A te! Ciao, ben arrivata. Piacere, piacere Gandolfa. Eccole qua, avete già fatto le presentazioni. Ciao Gandolfa. Benissimo, ciao. Allora, io ti affido Silvia, che deve prepararsi per una giornata speciale. Ti sì. posso dare una sola indicazione, romanticismo. Ok. Te la lascio. Ti lascio nelle sue mani, perfetto, vengo tra un po' a vedere come stanno andando le cose, va bene? Va bene. Buon lavoro, ciao. Sì, grazie. Silvia, puoi togliere la tua giacca, la poggiamo qui sul guardaroba. Vieni Silvia, ti faccio accomodare un attimino di qua, va bene. Allora, dimmi un po' quali sono le tue esigenze, soprattutto iniziamo da cosa ti farebbe sentire più in assoluto a disagio. Allora... Non sono ancora pronta per un taglio netto, quindi i capelli corti non ancora. Non ti piacciono? Ho bisogno di legarli, di poterli legare. Benissimo, la tua esigenza è quella di legarli. Mm-hmm. E sei abituata ad andare dal parrucchiere o ti gestisci un po' da sola a casa? Più la seconda. Ti gestisci da sola a casa? Benissimo. Posso darti come indizio che mi piace molto la frangia. Bene, era quello proprio che pensavo di farti. Ti proporrei una scalatura importante, così quando li leghi, e la frangia, così quando li leghi e hai il viso contornato da questa frangia, direi che va benissimo. Bene, ci spostiamo alla lavatessa così iniziamo a lavarli. Va bene, andiamo. Sono nelle tue mani. Benissimo. Allora, inizieremo prima con stabilire la lunghezza, poi faremo la fatidica frangia e poi farò la scalatura. Ok? Va bene. Direi che così abbiamo finito. Ti piace? Tantissimo. Sì, davvero bello. Ti trovi a tuo agio? Pensi che possa andare bene? Sì, grazie, è davvero stupendo. Grazie a te. Allora, direi che visto che abbiamo finito ti faccio accomodare di là, facciamo una sorpresa a Sandra, vai a cambiarti, ok? Perfetto. Vieni. A dopo. Tu mi stai bene. Ti piace? Sì, a me sì. A te piace? Sì. Stai proprio bene, veramente. T'ho già visto dalla finestra, che bella, mamma mia. Hai visto che meraviglia? Girati un po'. Bella.
Bravissima tu. Grazie. Questa sera, ma cosa hai fatto? Dei colpi di sole? Tipo? Abbiamo fatto il taglio, poi abbiamo fatto delle leggere striature di Lissatus, quasi scusa, tono degli Lissatus. Allora, degli Lissatus sono delle striature leggermente un po' più chiare dei suoi capelli, lei ha una base naturale e abbiamo Lissatus si chiama, un po' evoluto. Bello, Silvia, ti senti bene? Sì. Io devo dire che Gandolfo e tutto il team sono riusciti a farti ancora più bella, davvero. Ho una sorpresa per te. Non ho scoperto ancora, neanche Gandolfo ci è riuscita, il motivo di questa giornata speciale. Però ti faccio al mio schiocco di dita, vedrai chi arriva. Sei pronta? Eccolo qua, Gianluca. Vieni Gianluca. Datevene base, datevene il braccio. Finalmente abbiamo riunito la nostra coppia. Come stanno bene? Sì, vero? Molto, molto, molto. Sono davvero belli insieme, vero? Sì, direi che lei ha una luce particolare negli occhi e lui è soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto sulla sua donna, che dici? Direi proprio di sì. Direi di sì. Un grande team vi ha fatto diventare ancora più belli. Io vi faccio il mio applauso, però secondo me questi due qua io li ritroverò presto. Non vi mollo così, perché io voglio andare a fondo di questa sorpresa. Per adesso vi lascio stare, ma secondo me ci vedremo prestissimo. Chi lo sa? Voi seguiteci.